Esperanza Tiger contro Sant'Andrea Frius. Le due squadre si affrontano al campo seminario di Cagliari per la 19esima nonché ultima giornata della prima fase nella Champions Cup categoria Open. Entrambe qualificate per la seconda parte del campionato. Di fatto c'è soltanto da migliorare la classifica. La vigilanza sembra averne di più, tant'è che dopo 40 secondi passa subito in vantaggio con Suazo, che non sbaglia dal lato destro in area di rigore. Andiamo adesso all'ottavo, dove abbiamo il raddoppio della vigilanza Tiger con questa splendida perla dalla distanza da parte di Francesco Pellerano. Al nono minuto la formazione in maglia bianca è addirittura già sul 3-0. Suazo entra in area di rigore dalla destra, la mette poi centralmente per Avellino, che di fatto calcia un rigore in movimento e non sbaglia. Decimo minuto di gioco, doppietta personale per Suazo, che supera Usai, entra in area dalla destra e poi con un preciso diagonale non sbaglia. Al tredicesimo minuto di gioco, doppietta personale anche per Luca Avellino, che macina metri sulla sinistra, entra in area di rigore e poi con uno splendido tocco d'esterno destro la mette sotto l'incrocio lontano. Al diciassettesimo minuto, campo tra parentesi una sola squadra per adesso, Suazo riceve palla sulla sinistra, va dalla parte opposta seminando tutta la difesa del Sant'Andrea e poi regala questo cioccolatino a Mattia Curiat, che lo scarta e lo mangia. 6-0 per la formazione padrona di casa. Il Sant'Andrea Frius evidentemente viene adesso finalmente colpito nell'orgoglio e Gianluca Magia riduce le distanze al 19esimo di gioco. Al 21esimo assegno anche Francesco Usai, vigilanza Tiger 6, Sant'Andrea Frius 2. Questo è anche il parziale col quale le due squadre vanno a riposo. Al secondo minuto della ripresa, Gianluca Magia per la doppietta personale. Il Sant'Andrea Frius è vivo e vuole la rimonta. Suazo però non è particolarmente d'accordo, entra in area di rigore dalla sinistra, Alessandro Usai lo atterra per il direttore di gara Graziano Sunda e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Suazo, conclusione molto precisa e altrettanto potente. Vigilanza Tiger 7, Sant'Andrea Frius 3. Alla mezz'ora di gioco, Sant'Andrea anche abbastanza sfortunato come vediamo nella circostanza, e Francesco Pellerano ringrazia per la doppietta personale. Al 36esimo è 4-8 grazie a questo bel destro da centro area di rigore da parte di Riccardo Tacori. La Lai avrebbe la possibilità poco dopo di fare 5-8, ma da centro area non riesce a indirizzare verso la porta. Lo stesso la Lai propizia al 41esimo minuto di gioco la rete splendida, tra l'altro, da parte di Alessandro Usai. Siamo sul 5-8 e la partita è godibilissima. Ora Suazo entra in area di rigore dalla sinistra e trova ancora il gol. Tutto fermo però, perché per Graziano Sunda la palla controllata da Suazo era già uscita. Ancora Suazo dà la palla per il compagno che sotto porta non sbaglia, compagno che nella circostanza era Luca Avellino. Tripletta. Poi al 47esimo tripletta anche per Gianluca Magia con questo splendido mancino che abbiamo appena visto. Finale dal seminario, vigilanza batte Sant'Andrea 9-6, ma per far bene nella seconda fase entrambe dovranno rivedere qualcosa nel pacchetto arretrato.